Si continua a morire per lavoro lungo la penisola. Nei primi sei mesi dell'anno, dice l'INEL, sono state 469 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'istituto, quattro in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. Guardando i dati, si evidenzia che sono diminuiti i casi avvenuti sui luoghi di lavoro, mentre aumentano quelli in itinere, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro. Ad essere più colpiti i lavoratori sopra i 50 anni di età, una morte su due coinvolge questa famiglia fasce d'età. Crescono anche le denunce dei lavoratori stranieri rispetto a quelli italiani. A livello regionale aumentano i casi in Veneto e Calabria, mentre cali significativi si registrano in Abruzzo, Sicilia e Puglia. Nello stesso periodo del 2018 sono tornate ad aumentare anche le denunce di malattia professionale, soprattutto nel comparto agricolo, anche se a un ritmo più lento rispetto alle precedenti rilevazioni. Negli ultimi dieci anni sono morti quasi 13.000 persone. Una strage, una carneficina, si muore sui luoghi di lavoro e si muore mentre i lavoratori raggiungono. I luoghi di lavoro ecco perché serve una visione nuova rinnovata bisogna esercitare un forte investimento sulla formazione sulla prevenzione e io penso che il governo deve dare un segnale forte e chiaro a cominciare ripeto dall'assunzione di un numero alto di ispettori perché il territorio va presidiato va vigilato solo in questo modo diamo un segnale di svolta di vera innovazione su questo tema.